Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un tutorial. Guardate bene i miei capelli. Scusate la maglietta, ma è la maglietta che metto quando lavo i capelli perché facendo la tintura molto spesso si macchiano. Quindi metto una magliettina così da giornata, stagio morire nuova. Allora, qui abbiamo Tore, l'amico piccolo del ventilatore, perché la prolunga mi serve per altre cose che non vi posso dire e quindi non poter avere il ventilatoio quello grande di qua, ma quello piccolo. Vi presento il piccolo Tore, amico ventilatore. Aspettate che c'ha la... Ecco, questo è Torino, l'amico ventilatorino. È piccolo piccolo, è messo qui nella mia scrivania e serve proprio per non morire essiccata qui dentro, perché questa porta che è dietro di me sarebbe una porta per quanto riguarda uscire fuori nel balcone, ma noi l'abbiamo chiusa, proprio serrata, proprio ci sono delle cose incastrate che non si può nemmeno aprire. Tutto questo perché? Per avere la mia stanza. E niente, oggi faremo un make-up. Mi sono già avvicinata tantissimo, lo so, vi metto paura. Metto anche un balsamo labbra. Voglio fare un make-up. Siccome oggi è l'anniversario dei miei genitori, non so quando vedrete questo video, ma sto uscendo, sto andando da loro a prendere il caffè come tutti i santi giorni e volevo fare un make-up. Ho fatto il decluttering e ho riscoperto questa palettina, siccome ho visto che ancora non l'avevo utilizzata, quindi la voglio utilizzare. Chissà che colori ci saranno, io non me ne ricordo. Comunque il packaging è questo ed è bellissimo. E i colori che andremo ad utilizzare sono... Tolgo il pennellino. Questi colori, colori che proprio io nemmeno li striscio, me li faccio, vero? E andremo a utilizzare questi colorini qua, ma andremo anche, questi teneteli sempre di lato, ma Makeup Angels, ciao, andremo a utilizzare anche la palettina, questa qui di Nabla, che a me piace. E che io mi ci trovo benissimo, dei nude, scusate, dei matte che a me piacciono tanto. Angel, ce la finiamo? Makeup Angels, come fa? Vabbè, metto silenzioso così ci rilassiamo un pochettino, eh? Se no qua facciamo notte. Allora andremo a fare questo make-up. Voglio fare un make-up abbastanza strong, quindi con una cut crease e tutto. Andiamo a mettere il primer, correttore, quello che sia, negli occhi. Quindi prendo quello che sto utilizzando in questo periodo, che se non mi sbaglio è quello di Catrice, che non essendo un colore adatto alla mia pelle, lo sto utilizzando come primer. Prima lo devo trovare. Vabbè, ne uso uno qualsiasi. Dai, facciamo prima. Questo è troppo scuro. Vabbè, ne uso uno qualsiasi. Io mi ricordavo che l'avevo messo a portata di mano, ma comunque ne uso uno qualsiasi, tanto non ha importanza. Specchio, specchio della mia prima. Allora, non so voi, ma io di truccarmi poco e niente. Però, se non ti trucchi in estate, fai dei trucchi belli particolari in estate. Quando, dico io, quando una si deve truccare? Ho pulito i pennelli poco fa e quindi utilizziamo i pennelli puliti. E niente, quindi mi sono messo, ho detto no, voglio fare dei make-up, voglio truccarmi, voglio farle vedere a ragazze e ragazze tutto quello che ho acquistato. E nel frattempo vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato, che ho preso delle cose online ovviamente su Pinkpanda. Mi sta piacendo sinceramente fare
degli acquisti su Pink Panda e quindi ho deciso di farvi vedere cosa ho acquistato. Sapete che mi piace rendervi partecipi di questa cosa e quindi, come vi ho detto, lavate i capelli perché veramente si sta morendo a caldo. Io non li ho asciugati. Adesso si asciugano da soli, ve li faccio vedere. Guardate, sono umidi, proprio umidi, mezzi. Però se io li lascio così si macchia ancora di più la maglietta, quindi preferisco lasciarli così. Allora, come vi ho detto, voglio fare un make-up con questi colori. Ci siamo? Quindi andrei ad utilizzare un ombretto di transizione, lo prendo dalla Nabla, dall'ombretto di Nabla, e voglio utilizzare questo colore qua. Allora, che succede? Che succede? Che succede? Io non sto facendo niente in questi giorni perché ovviamente col fatto che sto preparando il compleanno di mio figlio, automaticamente non mi sto distraendo, tra virgolette, tra compere e cose varie. Ovviamente il compleanno di Andrea è il 12 agosto. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno perché sono molto curiosa di vedere la sua faccia, nel vedere tutto quello che abbiamo preparato. Perché io ovviamente ho l'aiuto della mia migliore amica, perché andare in giro e tutto. Poi io sono una persona che voglio consigli. La mia idea io già ce l'ho. Io ho le mie idee, le mie cose, io già le posseggo, però c'è sempre qualcosa che penso, gli può piacere, non gli può piacere, quindi mi faccio un sacco, ma un sacco di domande. E ovviamente lei mi aiuta in questo. Infatti mi dice sempre: non ti preoccupare, lui sarà contento, lui di qua, lui di là, ma io sempre ho sempre il pensiero che qualcosa non gli può piacere. È tutto. Figuratevi che Andrea non ha visto il vestito, quello che metterò io. Adesso metterò questo qua rosellino chiaro, il vestito che indosserò io. Le ho detto: "Ma Andrea, tu non vuoi vedere il mio vestito?" Dice: "No, mamma, dice, voglio che mi fai una sorpresa." E quindi mi ha messa anche un po' d'ansia in questo, perché io abituata che cioè, lui è molto fashion in questo senso, lui gli piacciono queste cose e quindi cioè, a lui piace tipo essere organizzato, avere tutto sotto controllo. Automaticamente il fatto che lui non sa cioè lui sa soltanto il colore, perché poi è il colore che lui indosserà, ma non sa il modello e tutto. L'unica cosa che gli ha detto a Michela, che sarebbe la mia migliore amica, fa: "Tanto sono sicura che la mamma sarà bella." Quindi già questo mi fa emozionare, perché lui è molto è un gentiluomo in poche parole. Quindi mi emoziona questa cosa. Come vi ho detto l'altra volta, prima facciamo un occhio, poi vado a fare l'altro occhio off camera. Allora, per dare più profondità andrò a mettere il colore scuro. Quindi sono molto, molto. Sapete quando l'ansia che arrivi quel giorno, che tutto sia perfetto, ho quell'ansia lì, proprio di vedere la sua faccia, di vedere che è contento. Io ne sono quasi sicura che lui sarà contento perché i suoi gusti li conosco. Lo conosco benissimo, infatti anche tipo per quanto riguarda il papà oppure mio figlio Carmelo, il grande, abbiamo deciso tutto noi, cioè come si devono vestire, perché Andrea voleva un colore e quindi tutta la famiglia si è vestita di quel colore, ma di tonalità diverse. Ed è una cosa molto particolare, molto, molto particolare. Lui all'inizio, come vi ho già detto negli altri video, non voleva festeggiare,
anche per l'andamento di come è andato quest'anno e tutto, mio papà è stato male, quindi proprio il suo pensiero non era assolutamente il compleanno, ma in una forma più assoluta. Invece dopo, quando diciamo le cose si sono messe bene, ho chiesto che dici, lo facciamo? E lui, mamma, se si può fare, facciamolo. Quindi lui era, come si dice, un gore sì, un gore no nel farlo, e quindi abbiamo deciso di realizzare questa cosa. Ovviamente poi vi metterò le foto e tutte le mie social, poi ci saranno tutte le foto per quanto riguarda il compleanno. Allora, per tagliare la cut crease, per adesso lo voglio lasciare così, voglio vedere come viene. Utilizzerò questo qui di Revolution, che è quello nella colorazione bianca. Questa qui. Ovviamente prima la metto nella mano e poi utilizzerò. Io ho sempre prurito, non ci fate caso. Utilizzerò un pennello piccolo per aiutarmi a fare la cut crease. Allora, fatta la cut crease, non sono scesa fino alla fine, perché rimetto il colore scuro qui come transition e poi vado a mettere sia il rosellino e poi all'inizio dell'occhio questo dorato, perché mi piace tantissimo. Quindi a metà occhio vado a mettere il rosa. Quindi qua, ditemi ovviamente se vi piace questo effetto così, così utilizziamo tutti i colori. E niente, quindi come vi ho detto stiamo organizzando questo compleanno, spero ovviamente che lui sia felice, che gli piaccia e tutto. Poi ovviamente, come vi ho detto, vi farò sapere. E quindi vedrete il risultato finale, se ho azzeccato oppure no. Ma io sono molto convinta nelle mie cose. Sto mettendo il dorato proprio all'inizio dell'occhio. Dopo lo andremo a sfumare, perché così ovviamente si deve anche sfumare. Ho fatto tipo una specie di degradé. Non so se vi possa piacere. Ma anche per utilizzare tutti gli ombretti, così almeno li abbiamo utilizzati tutti. E pace amen. Anche se vorrei provarli bagnati. Che dite, bagnati? Perché c'è il distacco che non mi piace proprio tanto tanto, il distacco che c'è, no, va bene, cioè, lì vedo nella televisione che riflette la videocamera, vedo il distacco, invece qui il distacco non lo vedo perché lo vedo bello segnato. Ripasso il prugna scuro proprio per segnare questa parte. Questo è un pennello, questi la maggior parte sono i pennelli di Essence e poi della Real Techniques e uno di Nabla. Così da segnare questo punto. Sì, mi piace. Però volevo fare una cosa, volevo prendere il pennello e bagnarlo. Proprio per l'ombretto che vi ho fatto vedere poco fa. Non mi ricordo dov'è. I fixi plastici. Allora, prendiamo il Fix Plus. Anzi, dobbiamo prendere quel pennello che vi ho detto poco fa che riguarda Kiko. Questi. Allora, vediamo se riesco a metterlo con il pennello così. Senza bagnarlo, perché vedete il colore che è bello. Quindi così. O col dito. Dobbiamo fare sempre tutte le prove perché
Spesso capita che tipo in una forma è diversa dall'altra, quindi viene meglio, non viene meglio. Comunque a me piace così. Non c'è bisogno nemmeno di bagnarlo. Forse il colore chiaro lo devo riapplicare. Che dite? A me piace. Come colore di transizione. Allora. Poi vado a mettere la matita, questa qui della Essence, la Long Lasting Lip Liner, nella rima interna. Mi piace questa matita all'interno dell'occhio. Molto, molto bella. Poi vado a piegare le ciglia, se trovo il piegaciglia. E vado a mettere il mascara. Vabbè, andiamo a mettere subito il mascara perché tanto non ha importanza. Vado a mettere. Si è suicidato un pennello. Vado a mettere il mascara, questo qui di Astra, che mi sta piacendo tantissimo. Mi piace molto come fa le ciglia. E vi faccio vedere la differenza. Guardate come sono basse e guardate la ripresa dell'occhio, senza il piegaciglia. Non so se si vede la differenza. Vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Allora, ho appena messo il fondotinta e tutto. Andremo a mettere di nuovo il colore più scuro. Nella parte di sotto. E sfumiamo la parte. Allora. Prendo il colore più scuro e vado a sporcare le mie ciglia. Proprio tutte. A sporcarle così. Ovviamente senza andare nel make-up è già sistemato. Allora, con il ventilatoio puntato è un po' difficile perché si prende tutta, cioè ti fa svolazzare tutta la polvere, sinceramente. Però non si può stare senza, assolutamente. E voglio mettere anche la parte, questa qui rosa, anche nella parte di sotto. Soltanto qui al centro. Allora, vado a togliere un po' di cipria che è rimasta. Qui mi è rimasto un po' di colore. Vabbè. Allora, vado a mettere questo l'ombretto dorato, però lo metterò bagnato all'interno dell'occhio. Quindi andiamo a bagnare il pennello. Prendo un pizzico, proprio un pizzico. E lo metto qua. Vedete l'effetto bagnato? Mi piace tantissimo. Vado a mettere il mascara, questo qui di Essence, nelle ciglia inferiori. Se sapete un mascara con lo scovolino piccolino per fare la parte inferiore, scrivetemi un commentino perché mi servirebbe sinceramente per quanto riguarda la parte inferiore dell'occhio, perché ogni volta mi sporco. Mi sta lacrimando l'occhio.
È perché sta arrivando un po' di aria negli occhi e mi dà un po' fastidio. Allora, vado a mettere questo blush di Essence. Quindi andiamo a mettere il blush. Molto, molto pigmentato. Sorrisine. E voilà. Viene un po' male perché col fatto che ci sono due colori, nel senso anche dell'illuminante, viene un po' male. Vado a prendere l'illuminante, ovviamente. Sto sentendo caldo. L'illuminante e lo mettiamo qui. Stiamo facendo tutto a base di rosa. Vedete il polvere che si sposta? Perché ovviamente c'è il ventilatore. Sì, polvere messa. Adesso andremo a mettere il rossetto. Quindi andiamo a mettere la matita. Volevo mettere la matita quella di Astra, che è un malva che è molto molto bello. Però qui ho le matite e i rossetti di Colourpop, che metto pochissimo. Allora, la matita forse il colore giusto non c'è. Vediamo un po'. Volevo qualcosa di più acceso, sinceramente. Metterò questa qui di Kiko, la 206, che è nel progetto smaltimento prodotti. Così la consegna. Vado a mettere Pool Party di Huda Beauty, bellissima. Allora, ragazzi, questo è il make-up finito. Ovviamente ditemi cosa ne pensate. La palettina di Kiko mi è piaciuta tantissimo, è molto molto scrivente. Devo dire che il make-up è venuto buono, 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 buono. Ditemi cosa ne pensate per le labbra, se vi piace questo colore, a me piace tantissimo ovviamente questo colore. Non guardate la forma perché mi viene sempre male, perché la sto sistemando, quindi non ci fate caso. Per quanto riguarda il make-up è tutto, ovviamente con i pompon abbinati. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Io vado a cambiarmi, mettermi un'altra maglietta e in caso adesso vi faccio la fine del video. Sì.